Dunque, mi chiamo Francesco Di Maio, faccio il fotografo. Faccio anche video, mi occupo di immagine in genere a diversi livelli, sono molto curioso. Dunque, sono italiano, per cui io al bar spendo molto tempo. È molto bello appunto il clima che si crea nel bar quando inizi a conoscere delle persone, diventa una seconda casa. Perciò il mio rapporto con il caffè è sempre stato quello di avere la possibilità di fare una pausa e quindi cercare di carpire un po' il tempo di un caffè. All'inizio la mia idea era quella di fare uno scatto che avesse 25 secondi di posa, però poi invece ho pensato che la gestualità che accompagna ogni singolo caffè reiterata per diversi caffè fosse molto 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 interessante. Quindi l'ho divisa e ho creato uno scatto in cui si racconta il tempo della preparazione di un caffè. Ho scattato sia in digitale che in pellicola. In digitale perché la prima idea era quella di fare il lavoro sul tempo, la seconda è una vecchia conoscenza, la pellicola, ed è una cosa che uso da moltissimo tempo, soprattutto quando facevo pittura e scultura. È un lavoro meccanico, è un lavoro più artistico dove lo sbaglio fa parte dell'opera. Nel digitale no, si può sempre correggere, invece nel lavoro con pellicola non si corregge. Bisogna avere fare un progetto, fare un piano, avere un'idea un po' più fissa e poi lavorare su quella cosa lì accettando che lo sbaglio ti porti in una direzione. Soprattutto in pellicola, quando io lavoro sulla pellicola rovinandola. Quando lavori sulla pellicola rovinandola, quando sbagli o butti via la pellicola o ti alleni a sbagliare in una direzione che abbia un senso.